Ok, eccoci allo screencast della gara di allenamento preterritoriali e vediamo un po' che problemi ci saranno e come si risolvono. Adesso tra 10 secondi dovrebbe iniziare. Eccoli qua. Ok, trovare tre numeri che danno come somma quello dato e sono distinti. Ok. Non negativi, non negativi. Allora, direi che tanto facciamo il tour dell'input, quindi prendiamo il numero di test case. Ok, dopodiché prendiamo il numero, che in questo caso può essere bello grosso, quindi facciamo un int 64t, 64 bit, e lo chiamiamo n, lo leggiamo, cosa facciamo? Potremmo fare tipo cercare nell'intorno del numero terzi. Allora, intanto, qual è il più piccolo che non si può fare? Probabilmente 5, perché già 6 si può fare. 4 non si può fare, perché devono essere positivi, se non sbaglio. No, non negativi, quindi può essere anche 0, quindi 0, 1, 2. Quindi da 3 in poi si può fare, solo 2, 1 non si possono fare, 0, 1 e 2 non si possono fare. Quindi, se n è minore o uguale a 2, allora sicuramente questa, allora sicuramente non si può fare. Quindi cout meno 1, magari case dollaro caso meno 1. Altrimenti cout case caso, e quali saranno i tre numeri? Beh, possiamo mettere 0, possiamo mettere 1 e possiamo mettere n-1. Sono distinti, la somma fa n e ci siamo. E basta, vediamo se è corretto, perché il fatto che il minimo che potevo fare è 012, non posso qualunque cosa più piccola, cioè 012 fa 3, quindi 3 è il più piccolo che posso fare. 2 non posso farlo perché dovrei fare 011 e sono due uguali. Ok, vediamo se col caso d'esempio ci dà qualcosa di accettabile. Parrebbe di sì. Richiediamo l'input. Ok, tmp, come l'abbiamo chiamato? L'abbiamo chiamato seedInput1, eccolo qua, lo chiamiamo seed.out e vediamo se è corretto. Fa il sorgente, questo qua che abbiamo appena scritto, e file di output è seedOut.
Prima inviarlo, è tutto corretto. Perfetto, primo problema risolto. Secondo problema. Ok, quindi cosa possiamo dire qua? Beh, sicuramente dal piano in cui si trova la cosa migliore è sempre andare verso l'alto fino all'ultimo che devi andare, poi verso il basso, verso l'ultimo che devi andare o viceversa. In realtà potrebbe contare se fai prima uno o l'altro, sì, quindi probabilmente è il minimo tra queste due cose, ma no, direi proprio che non è, che è sempre così. Quindi semplicemente per ogni giorno facciamo queste due simulazioni, quindi andiamo prima in alto, poi in basso, oppure prima in basso, poi in alto, prendiamo il minimo e il minimo dei minimi sarà la risposta. Sì. Quindi problema B, cominciamo a copiarci il caso d'esempio, ci copiamo il template e iniziamo a scrivere questa cosa, quindi sempre abbiamo il numero di casi, sestiti, cin, t, for, caso uguale a 1, caso meno uguale a t, caso più. Ok, vediamo come è fatto il formato di input. Allora, NQ poi i piani. Ah, sono sempre gli stessi piani. Ok, quindi si possono ordinare sempre solo una volta e poi si può fare una binary search. Ok, che in realtà è molto meglio di quello che servirebbe perché 10.000 10.000 si può fare anche quadratico. E poi i piani da cui si parte. Ok. Allora, quindi poi vector di quanto sono i piani? Tanti. Facciamo una int 64t, anche se è overkill. Poi leggiamo i piani. Ok, so che posso farlo nell'ordine che voglio, me li tengo sortati. Ok, dopodiché abbiamo le query, che sono quindi i piani in cui partiamo per ogni giorno, che saranno Q, for size di i uguale più. Ok, spero ci sia almeno una query. Sì, perfetto, allora dico che la soluzione all'inizio è tantissimo, quindi è un long max infinito, così poi la stampo, così poi sarà cout di case numero caso due punti sol, ok, e calcoliamo la soluzione, quindi parto da lì, voglio calcolare le due cose, in realtà non mi serviva veramente sortare, mi bastava il minimo e il massimo. Ok, allora casi, casi, casi. Allora, sicuramente
Intanto prendo il valore di Q, quindi T lo chiamiamo, vabbè, sono 64, T lo chiamiamo Z. Ok, allora intanto sicuramente se Z è minore del minimo, allora mi conviene andare sull'alto. Anzi, se è minore uguale, in realtà. Se z è minore o uguale del minimo, il minimo è v di 0. Ok. Allora, la risposta è... devo andare solo in alto, quindi la risposta sarà v.back, che è l'ultimo piano, meno z. Ok, quindi diciamo che sol è uguale al min tra sol e questo valore qua, perché devo andare solo in alto. Ah, però lui vuole il giorno. Lui vuole il giorno. Ok, allora è... questo è best e questo è index. E io devo stampare index. Ok, più uno probabilmente. Allora, quindi se... In realtà è... Se... Ah, tra l'altro a parità si preferisce il giorno con l'indice minore, okay? Quindi sono strettamente minore. Quindi se questo qua è strettamente minore di best, best lo aggiorno e index lo pongo uguale a i. Poi, altrimenti se z è maggiore o uguale dell'ultimo piano, allora se z meno v di 0, che è il piano più basso dove devo andare, se è minore di best, allora best uguale a questo e index uguale a i. Quindi i casi in cui ero sopra all'ultimo e sotto al primo li ho fatti. Caso generale, quindi devo andare sopra, sotto, sotto, sopra. Intanto mi calcolo qual è la cosa migliore, quindi sarà il minimo tra... vado fino sotto e poi faccio tutto, oppure vado fino sopra e poi faccio tutto. Quindi in realtà è la differenza minima che mi interessa tra da dove sono sotto o da sopra a dove sono. Quindi avremo che è z meno v di 0 e v.back, che è l'ultima, meno z più v.back più meno v di 0. Ok, con questo ho calcolato qual è la cosa migliore da fare. E se sol è minore di best, allora best è uguale a sol e index è uguale a i. Ok, compiliamo. Non compila perché questo qua era, aspetta, a fare questo qua a caso, e questo sarà index più 1. Ok, compiliamo, compila, proviamo, 3, 1, va bene, vediamo se è corretto. Ascensore, facciamo qua sto giro, quindi dirvi, ascensore, ok, lo chiamiamo ascensore.out. Ok, proviamo a caricarlo. Sterry, ai territoriali non c'è questa paura di dover controllare eccessivamente bene gli output, perché tanto si possono rimandare quante volte si vuole senza penalità, e quindi... Ok, risolto. Prossimo.
Allora, quindi vogliamo massimizzare il punteggio di Fabrizio. Quindi gioca prima Simone una carta. Immagino che intendano che non gioca ottimalmente. Simone, credo che Simone tipo aiuti Fabrizio. Immagino, perché non è specificato nel testo. Ok. Beh, in realtà è la differenza. Quindi in realtà quando gioca, allora intuitivamente quando gioca una carta alta, quando Simone gioca una carta alta, noi vogliamo giocare una carta bassa. Ok, perché tanto non ci interessa. Se ne esiste una nostra più alta, la giochiamo tendenzialmente. Quindi forse è solo questione di ordinare i due vettori in ordine, uno crescente, altro decrescente, poi fare le accoppiate, potrebbe essere una roba del genere. Ok, proviamoci. Quindi cominciamo a prendere i test case, for solito. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo il numero di carte e le carte. Ok, quindi abbiamo size di n. Poi ci facciamo due vettori. I numeri da cosa sono? Cosa sono? 100.000, va bene. Possiamo fare degli interi a sto giro. Interi li chiamiamo A e B. Ci prendiamo l'input. Ok, chin AD, stessa cosa per prendere B. Ok, la mia congettura attualmente è che, allora, intanto il primo sono carte di Simone, okay, che è l'avversario, e le altre sono le mie. Ordino le carte di Simone in ordine decrescente, le mie in ordine crescente. Ok, quindi faccio sort di a.begin, a.end, ok, così ho ordinato quelle di A, ho ordinato quelle di B, e poi faccio un reverse su quelle di A, così almeno sono ordinato al contrario. E dopo faccio for set di uguale a 0 finché minore di n più, la mia soluzione la metterò in sol, così poi faccio cout di case numero caso, due punti sol, ok, e dico che sol è più uguale del massimo tra la differenza tra quello che ha giocato Simone, quindi AD meno, quello che ho giocato io meno quello che ha giocato Simone, quindi quello che ha giocato Fabrizio meno quello che ha giocato Simone, quindi BD meno AD. E 0, perché se va in negativo almeno così non la conto. Ok, andiamo nella cartella C. Compilare compila, che è già qualcosa. Ok, vediamo se ci dà la risposta giusta sui casi d'esempio. 1 e 10, ok, proviamo. Proviamo a risolvere il problema. Quindi siamo nel C. Main, come si chiama, carte, ok, da dei numeri che sembrano sensati. Chiamiamo carte.out, proviamo a mandarlo, e file sorgente, siamo C, main e carte out, e abbiamo risolto il problema. Dublino.
Ok, allora la prima cosa è riuscire a capire il testo, anche se l'ho letto, devo un attimo capire cosa sta chiedendo. Quindi abbiamo un grafo, palesemente, abbiamo un grafo non orientato. Ogni strada ha un costo di percorrenza xi, ok, quindi pesato. Da 1 a n, k biglietti. Che i biglietti ambedue i valori possono, ok. Ah, ok, euro spesi per le strade meno euro incassati dai biglietti. Quindi tendenzialmente quello che mi sta dicendo credo che sia che posso o pagare, cioè perché non lo dice, però immagino, assumo che posso o pagare X di euro per attraversare la strada, oppure posso utilizzare uno dei miei biglietti per non pagare. Ok, voglio minimizzare questa differenza. Ok, voglio incassare soldi. Quindi, se non ci fossero i biglietti, sarebbe un classicissimo Dijkstra, sarebbe un percorso minimo. Visto che ho i biglietti, posso scegliere di spenderli. Ma in realtà, i biglietti quanti sono? Allora, prima di che NMK, K cosa sono? Ah, K sono i biglietti, sono 10, ok? Quindi tendenzialmente, visto che i biglietti li voglio spendere, visto che i biglietti li voglio spendere visto che i biglietti il valore non conta, sicuramente li voglio spendere da quello meno costoso a quello più costoso. E quindi vuol dire che praticamente devo fare il percorso minimo con l'assunzione che posso skippare un arco. Allora, quello che potremmo fare è ad esempio k-applicare il grafo, così abbiamo il primo grafo dove abbiamo utilizzato solamente dove abbiamo utilizzato 0 ticket, poi ne abbiamo un altro dove abbiamo utilizzato un ticket e così via. Poi facciamo i percorsi minimi, sappiamo che dobbiamo usare i ticket in maniera dal meno costoso al più costoso, vediamo qual è il rapporto che ci conviene di più e abbiamo fatto. Quindi iniziamo a scrivere i casi. Ok, allora cosa facciamo? Intanto prendiamo gli input esempio. Siamo nel D adesso. Ecco qua. Allora, quindi, come è fatto? NMK intanto. NMK. Ok, poi immagino che abbiamo gli archi messi in questo modo, quindi abbiamo, no, non dirmi che sono uno based gli archi, ma no, sono uno based, che lerci, vabbè, ci facciamo andare bene. E poi, ok, poi biglietti, che lerci, allora facciamo la lista di adiacenza, quindi vector di vector pair. Di sono piccoli. Sì, pare che siano abbastanza piccoli. I valori non supera i 1000. Ok, noi per sicurezza comunque facciamo un bel in 64T, così stiamo tranquilli. E 6T, che è dove va?
Ok, lo chiamiamo children e ci leggiamo i figli, quindi forSet è uguale a 0, leggiamo gli archi, quindi abbiamo AB, che sono dove parte, dove inizia, e un int 64T, C, che invece è quanto vale, quindi leggiamo A, leggiamo B, leggiamo C, mi raccomando se gli archi sono 1 based A meno meno B meno meno, dopodiché children di A punto in place back C B, ok, e poi children di B punto in place back C virgola A. Ok, con questo abbiamo letto il grafo. Dobbiamo leggere i valori dei ticket, quindi vector di int 64t, chiamiamolo ticket, va? Che sono k, leggiamoli, ok, meno di k, i più, ok, cin ticket di kb, ok, ora, Dijkstra, buon caro vecchio Dijkstra, magari diamo un nome a questo tipo, using, lo chiamiamo VEE, il vector di pair di insetT, o vis, ancora meglio, ok, perché qua avremmo una priority queue, dove però ci serve anche un altro parametro, ci serve sapere a che punto siamo arrivati. A meno che non facciamo, se invece di fare una matrice moltiplichiamo, cioè sommiamo per sommiamo n per il livello a cui siamo, sì. Quindi priority queue di cosa sono? Sono dei pair, quindi diamo un nome anche a lui. Quindi using is uguale, ok, spero che is non sia una keyword, quindi is vector di is, sto facendo questa cosa, che tra l'altro abbiamo già dato un nome a is, perché di default la priority key ordina dal più grosso al più piccolo, invece non interessa il contrario, e quindi devo fare questa cosa qua, pq, perfetto, ci serve, spero che non sia 0. No, ok, minimo 1, ottimo, quindi 0 è un ottimo valore di default. Quindi abbiamo un vector di int 64t, che chiamiamo cost, il costo per arrivare inizialmente, e facciamo che, quindi saranno n per il numero massimo di ticket che possiamo usare. Quindi contando anche che non possiamo usare le n per k più 1. Perfetto. E lo inizializziamo a long max. Perfetto. Ok, così inizializzandolo a long max. È come se fosse infinito. Ottimo. Poi ci mettiamo dentro la partenza, che è il nodo 0. Quindi pq.emplace, credo che sia, scopriremo. .emplace, cos'è? È un pair di costo nodo. Beh, il costo è 0 e il nodo è 0. E in più cost di 0, il nodo 0 è 0. Così non torniamo indietro. Ora, while not q.empty, ok, cosa facciamo? Estraiamo, quindi auto top uguale pq.top, pq.pop, ok, l'informazione del nodo mette dentro sia qual è il nodo sia qual è, quanti k abbiamo utilizzato. Quindi il controllo possiamo fare direttamente sul costo, quindi diciamo se cost di
top first è minore uguale di top second, quindi se non stiamo migliorando, continue è da scartare. Altrimenti cost di top first, beh, deve essere uguale a quello con cui siamo arrivati, top second, da extra. Bene, ora dobbiamo estrarre i dati, quindi sappiamo che il nodo sarà top first modulo n, ok. E il livello invece, chiamiamolo level, sarà top first diviso n. Perfetto. Ora cosa facciamo? Visitiamo i vicini di node, quindi for setCD uguale a 0 finché i minore dei children di node.size i più, ok. E cosa gli diciamo? Diciamo che intanto visitiamo tutti quanti i suoi vicini, possiamo visitarli sempre. Quindi, questi sono i vicini che stiamo visitando e se quello che abbiamo pagato finora, che è top second, più children di node di i.first, tra l'altro mi sono appena reso conto che ho invertito tutti i first e tutti i second, perché second era l'indice e first era il valore, quindi questo è second, questo è second, questo e questi sono entrambi second, e invece questo e questo sono first. Okay. Quindi se top first, che è il prezzo più quindi il prezzo che ho più il prezzo di quest'arco è minore della cosa migliore che ho trovato finora per Coulomb, quindi cittadino di second, beh, allora lo aggiungo alla coda pico.inPlace, il costo è la somma del costo fino ad ora e il costo di quest'arco, e l'arco cosa sarà? Sarà, attenzione, il nodo in cui sto andando, però più n per level. Questo è importante. Okay, perché sono a questo livello. Ok, in realtà quindi questa cosa non va solo qua, ma anche qua. Ok, ora se level è minore di k, quindi se ho ancora ticket da utilizzare. Allora devo rifare questo test, però invece di farlo così vuol dire che non sto pagando il ticket e sto aumentando il livello. Ecco qua. Quindi non sto pagando il ticket e sto aumentando il livello. Perfetto. E perché poi quando sarà uguale a k, e non posso più spenderlo, e quindi basta. Ok, quando tutta questa cosa finisce, intanto ordino i ticket per costo, quindi sort ticket begin ticket end, sono 10. Ok, adesso mi voglio visitare tutti quanti gli arrivi in base a quanti ticket ho speso, e ogni volta ci sottraggo il prefisso di quelli che ho speso. Ok. Giusto per non fare degli out of bound dei controlli, faccio un pushback di un ticket che costa 0, ma non è veramente importante. Ok, ora cosa faccio? Chiamiamo. Allora, intanto avrò bisogno di un int best che sarà la mia soluzione. Mettiamo infinito, così poi faccio cout case caso best. Questa è la mia soluzione. Ok, io voglio minimizzare, quindi si parte da log max. Ok, quindi for setCD i uguale a 0 finché i è minore di k, più, mi scorro tutte quante le fini del multigrafo, cioè il grafo prodotto in realtà.
E cosa dico? Chiamiamo prefix la somma dei ticket finora, così ce l'ho. Ok. E cosa dico? Dico che best sarà uguale a minimo, personalizzando la best, e cosa? E il costo che ci ho messo ad arrivare al nodo n, che però è n-1, perché siamo zero base noi, n-1 più n per i, perché siamo a livello i, cioè il nodo n, a livello i. Questo meno prefix. E poi prefix più uguale Ah, tanto devo fare, ecco perché non ero quella K, perché posso spendere anche K. Prefix più uguale ticket di. No, un attimo. Allora, perché i ticket io li sto levando dalla spesa. Ok, quindi in realtà prefix non è inizialmente il 0, ma è la somma di tutti. Quindi accumulate ticket.begin, tanto ci ho aggiunto uno 0 quindi non conta, ticket.begin, virgola ticket.end, virgola 0. Perfetto. Facciamo un 0 all'end. Ok, quindi diventa ticket meno uguale prefix t, così sto levando il minimo possibile, che è la cosa ottima. In teoria, se intanto compila, non compila, ok. Allora, using this uguale vector di nulla, alla riga 6. Ho sbagliato qualcosa? Sì che ho sbagliato qualcosa, perché is, this è un vector di is. Compila, che è un bene. Dà una risposta sbagliata che è male, invece. Ok. Non bene, perché doveva dare 5-9. Ok, questo vuol dire che non sta facendo questa visita fino in fondo, palesemente. Ci sono degli n che non ha visitato. Ok, scopriamo perché. Allora, più tutto avrò buggato qualcosa. If cost di top second è uguale a top first, continuo se non ho trovato uno migliore, altrimenti sovrascrivo cost di top second. Il nodo è questo, il livello è questo. Ok. If top first, quello che pago finora, è più il costo di questo arco è minore del costo di questa cosa qua. Allora, ok. Il not save è minore di k. Proviamo a utilizzare un ticket. Ok, vediamo se c'è qualcosa di ovviamente sbagliato. Tipo, stampo dove sono arrivato e a che livello durante la visita. Almeno così c'ho una mezza idea. Ok, di qui in place. Certo, non devo mettere questo perché ci sto arrivando ora. Non posso inizializzarlo se, perché o mettevo gli archi del nodo 0, ok, 5-9, o mettevo gli archi del nodo 0 o lo mando a 0 subito, perché sennò questa condizione poi mi fa finire subito il ciclo. Bene, proviamo a risolverlo, quindi di ok sì, magari compilarlo con le flag di debug non la cosa più veloce del mondo, però adesso quindi riaspetteremo un attimino
Ok, però in realtà ci mette un tempo ragionevole. In realtà le regionali, anche se appunto non è istantaneo, ma va a questa velocità, va più che bene. Perfetto. Allora, vediamo un po' di... Vediamo se è corretto anche lui. Corretto, ottimo. E anche questo risolto. E ci muoviamo all'ultimo problema. Leggiamo. Ok, anche qua la prima cosa da fare è capire qual è il problema. Perché non è assolutamente chiaro, i testi dei problemi, questi problemi non sono chiarissimi. Allora, quindi, dobbiamo abbattere gli alberi. E immagino che vanno abbattuti in sequenza perché il testo pare implicare questo, anche se non lo dice esplicitamente. Allora, quindi cosa si può fare? O lo battiamo ad accettate e ci mettiamo il ceiling di altezza dell'albero fratto velocità della nostra accetta, che è V. Ok, questo è un modo. Oppure possiamo usare questi esplosivi che abbattono i prossimi tre alberi, che comunque fanno guadagnare l'altezza dell'albero, come l'accettate, però servono Y minuti di attesa e immagino che bisogna aspettare, cioè che non possiamo fare nient'altro. Ok, quindi può usare esatto, l'esplosivo oppure distruggerlo ad accettate. In tal caso gli è permesso una volta per albero di pagare K euro per duplicare la velocità della sua ascia. Il fatto è che non mi è chiaro se la velocità dell'ascia è duplicata temporaneamente o per sempre. Immagino per sempre. I guess. Ok, allora. K potenzialmente costa tantissimo. Gli alberi sono 10.000. La velocità dell'accetta iniziale e il tempo di attesa per l'esplosione sono 1.000. Le altezze sono fino a 100.000. E K è enorme, come ben già detto. Ok, questo mi sa tanto adesso come primo acchito di programmazione dinamica. Allora, qual è lo stato? Cosa mi interessa sapere? Mi interessa sapere la mia velocità attuale dell'accetta. Notare che la velocità dell'accetta non mi serve sapere, perché la velocità dell'accetta può solo duplicare, ok? Quindi non mi serve sapere veramente quanto è veloce, mi serve sapere il logaritmo del moltiplicatore, cioè tipo 0,
cioè 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, eccetera. Ok, quindi una cosa sicuramente è, intanto quanti alberi mi rimangono da abbattere. Poi la velocità dell'accetta attuale, che posso salvarmela come il logaritmo del coso, e al massimo la posso aver aumentata 10.000 volte, perché la posso fare una volta per albero. Quanti soldi ho? E quanti soldi ho? Possono essere tanti tanti. Sì, possono essere veramente tanti tanti tanti. Questa è una scelta, quindi non è uno stato, perché è in B lo stato. L'unica cosa che sembra essere tanto troppo sono i soldi. Il fatto è che di soldi ce ne sono più di 10.000 diversi. Non ce ne sono così tanti. Quindi se memorizziamo in modo sparso, in realtà dovrebbe funzionare bene uguale. Però comunque mi sembra tantino, perché perché stiamo parlando comunque di 10.000 al cubo, invece vorremmo farlo al quadrato, perché 10.000 al cubo è troppo. 10.000 al cubo mi sa un po' di troppo. Quel K così alto, ma tra l'altro, se K è così alto, sì, tipo, potrebbe succedere che non mi conviene mai farlo. Ah, e tra l'altro, giusto perché il fastidio non è mai abbastanza, dobbiamo dare le mosse che abbiamo fatto. Allora, accetta, batte l'albero, fa l'utilizzo esplosivo. Ok, sì, quindi questo mi conferma che le 3 mosse possibili sono 1, 2 e 3. Però, c'è un fatto. In realtà, ah no, ok, sì, si fa in quadratico perché il budget è legato a quanti alberi abbiamo abbattuto. Indipendentemente da questo, cioè, il budget secondo me riusciamo a calcolarlo perché è quanti alberi, cioè la somma prefissa di quanti alberi abbiamo abbattuto, meno, l'unica cosa che possiamo pagare è il miglioramento dell'accetta. E il miglioramento dell'accetta è uno stato, e quindi sappiamo quante volte, esattamente quante volte ce l'abbiamo. Quindi si viene 10.000 al quadrato, che è un tempo più che ragionevole. Ok, abbiamo la soluzione anche di questo, direi. Scriviamola. Quindi, programmazione dinamica. Cominciamo con leggere i test case, come al solito. 1 e sì, magari chiamiamolo caso. In che caso viene uguale a t? Caso più. Ok, cosa facciamo? Allora, come è fatto l'input? L'input, poi il grande sbattimento sarà ricostruire la soluzione. Quello sarà il vero sbattimento. Quindi, come è fatto l'input? Nv, yk. N, V, Y, K. Quindi N è il numero di alberi, V, velocità dell'accetta iniziale, Y, cos'era Y? Tempo di attesa per gli esplosivi, K, costo di upgrade dell'accetta, se non mi ricordo male. Sì. E poi abbiamo semplicemente l'altezza, giusto? Sì, che sono N. Quindi facciamo questo vettore che chiamiamo H. Come sono fatte le altezze? Tra l'altro, diamo i valori giusti alle cose. Quindi, mettiamo che sono tutti int 64t i valori. Quindi n è un numero di numeri, quindi 6t. Questi qua, invece, che sono tutti quanti dei valori. Sì, allora mettiamo così. Perfetto. Quindi facciamo un vector di int 64t che chiamiamo h, lo leggiamo.
Ok, lo leggiamo, quindi HD. Ok, e adesso dobbiamo fare un po' di cose. Ad esempio, possiamo fare la prefix sum, quindi sapere quanto abbiamo guadagnato fino a questo momento, che ci servirà. Quindi, prefix. Ok, dove abbiamo che prefix di 0 è uguale a 0, perché all'inizio non abbiamo guadagnato niente e partiamo con 0 soldi. Invece gli altri, possiamo dire che prefix di i più 1 è uguale a prefix di 0, no, prefix di più 1 è prefix di i più HD, che così sappiamo quanto abbiamo guadagnato finora. Perfetto, perfetto. Ok, what to do next? Dobbiamo. Sì, praticamente il logaritmo della roba è quante volte abbiamo preso l'upgrade, de facto. È questo che stiamo dicendo. Ok, allora dobbiamo fare questa DP. Però ci serve anche sapere. Serve sapere non solo che. Qual è il valore? Ci serve sapere anche che mossa ci ha portato al valore massimo. Quindi facciamo, direi, due vettori, uno per il valore e l'altro per la mossa, molto semplicemente. E sono entrambi vettori perché al massimo abbiamo potuto fare quell'operazione 10.000 volte, quindi fondamentalmente sono uno. A che albero siamo arrivati e l'altra è quante volte abbiamo fatto l'operazione, dovrebbe essere 10.000 per 10.000, dovrebbe essere n per n. Ok, quindi facciamo un vector di int, ricordiamoci quello che stiamo cercando di massimizzare il guadagno, se non ricordo male, controllo, cercando di minimizzare, ah, il tempo, no, non stiamo massimizzando il guadagno, stiamo minimizzando il tempo, va bene. Quindi, comunque in 64T, ok, lo chiamiamo memo e il tempo, ma lo inizializziamo con meno 1, almeno così siamo sicuri che non stia facendo danni. Quindi n per di vector in 64T, che è ancora n, virgola, meno 1. Perfetto, così ci siamo. E oltre a questo facciamo anche un vector di facciamo interi piccoli, ma in realtà chi se ne frega, int, ok? Chiamiamo choice, che ci servirà, in realtà possiamo anche non inizializzarlo, ci servirà per dire che scelta abbiamo fatto. Possiamo dare una codifica tipo, che ne so, ah, in realtà possiamo fare proprio di char. Perfetto, così abbiamo già la stringa e poi dobbiamo risimularlo, però vabbè, e lo risimuliamo, non c'è problema. Anche perché sì, lo possiamo tranquillamente risimulare. Bene. Ok. Allora, facciamo questa DP. Quindi cosa mi deve restituire? Mi deve restituire un int64t, che è il valore di tempo. E cosa prende? Prende un setT, che è dove siamo arrivati, e un int64t, che è quante volte abbiamo, nel parametro setT, quante volte abbiamo già fatto l'upgrade dell'accetta. Sì. Ok. Tra l'altro, ad una certa diventerà estremamente grande, potrebbe diventare estremamente grande queste cose. Cioè, la velocità B potrebbe sforare oltre ogni limite dell'immaginazione proprio. Visto che è 100.000, scusate che c'è la luce, cominciamo a vederci. Ok, allora, visto che è 100.000, in realtà sappiamo che se il numero di volte che ho upgrade l'accetta supera, mettiamo
Non so, tipo 20 volte per dire, allora sicuramente, sicuramente non ci servirà mai più upgradarla perché già abbattiamo gli alberi in un istante, cioè in un minuto. Ok, quindi ci servirà anche una piccola funzioncina di fast exp. Sì, comunque 20 direi che è praticamente 1 milione, quindi 20 ci basta. Fast exp, dove abbiamo la base e l'esponente. Caso base, se l'esponente è 0, allora la risposta è 1. Ok. Altrimenti, se l'esponente è dispari, allora la risposta è B per fast exp di B e meno 1. Ok. Altrimenti vuol dire che pari. La risposta è, dobbiamo fare una variabile temporanea, che è fast exp di B e mezzi, e la risposta è tempi per tempi. Questa è la fast exponentiation. Bene. F. Cosa dovrà prendere? Dovrà prendere F, dovrà prendere memo, dovrà prendere choice. Ok, dovrà prendere H. Dovrà prendere anche un'altra po' di roba, probabilmente dovrà prendere anche B. Dovrà prendere K e probabilmente anche Y a questo punto. Ok, e abbiamo detto che è il punto dove siamo arrivati, chiamiamolo index, e quanti upgrade abbiamo fatto, chiamiamolo upgrade. Ok, questa è la nostra funzioncina. Ora, se memo di index di upgrade è diverso da meno 1, facciamo anzi, beh, maggiore uguale a 0, allora lo ritorniamo istantaneamente. Ok. Poi, ancora prima, e qua ci prendiamo n. Se index è maggiore o uguale, se index è uguale a n, cioè se abbiamo finito, return 0 direttamente. Magari qua ci mettiamo il tipo di ritorno, almeno così siamo belli sicuri. Ok, perfetto. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo calcolare la velocità. Quindi, allora, cominciamo con calcolare la velocità. Facciamo che intanto la velocità quanto può essere al massimo? 1000. Benissimo. Instant velocity speed, cosa sarà? Sarà la velocità iniziale, che è v, per fast exp di cosa? Di 2 alla quante volte abbiamo fatto l'upgrade all'inizio, sarà 0. Ok, però questo numero potrebbe esplodere, quindi sarà il min tra upgrade e abbiamo detto 20. Tanto dopo 20 comunque fa 1, quindi per tutto quello che ci può interessare non migliora la cosa. Bene, poi. Cosa vogliamo fare adesso? Vogliamo simulare le trazioni. Quindi possiamo o abbattere l'albero direttamente o migliorare l'accetta e abbattere l'albero. Tra l'altro, prima la miglioriamo e poi la abbattiamo. Credo di sì. Tra l'altro, budget. Okay, perché ci interessa sapere anche quanto budget abbiamo per vedere se possiamo migliorarla. Il budget, cosa abbiamo detto? Dobbiamo prendere quindi anche prefix. Ok. Allora, il budget cosa sarà? Sarà prefix index, cioè quanto abbiamo detto per ora, meno
Quanto ci costa fare un upgrade? Quanto ci è costato fare un upgrade? Ci è costato, abbiamo detto, K per quante volte abbiamo fatto l'upgrade. Questo è il budget che abbiamo in questo momento. Sì. Ok. Bene. What to do next? Dobbiamo simulare. Dobbiamo simulare. Quindi, prima cosa, abbattiamo l'albero con l'aceta. Questo possiamo farlo sempre. Questo è proprio un no-brainer. Allora, cosa facciamo? Diciamo che abbatterlo quanto tempo ci vuole? Ci vuole divisione più vedere se è modulo. Il tempo. Il tempo quanto abbiamo detto che è? Vabbè, è speed. È speed. Quindi ci troviamo all'albero HD. Ok. Il tempo sarà HD diviso speed più HD modulo speed diverso da 0. Ok. Questo è il tempo che ci mettiamo ad abbattere quest'albero. Chiamiamolo base. Ok. Quindi una scelta. Quindi chiamiamolo a choice perché corrisponde a quello a. A choice cosa sarà? Sarà il tempo che ci siamo messi ad abbattere questo, che è quindi base più FD, vado al prossimo albero e non ho fatto upgrade, quindi il numero di upgrade rimane uguale. Ok, e in realtà posso quindi metterlo così. Perfetto. Ok, e posso anche direi iniziare a riempire il mio memo così in modo che posso poi controllare se devo cambiarlo. Choice di index upgrade sarà uguale a A maiuscola, vero? Sì, A maiuscola. Perfetto, che è quella base. Poi, gli altri due invece, uno posso farlo sempre, che è utilizzare l'esplosivo. Sì, ok, tra l'altro, quindi a questo punto facciamo un bel index maggiore uguale a n, così almeno se sforo va bene uguale. Quindi, se utilizzo esplosivo devo aspettare Y e poi vado avanti non di 1, non di 2, ma di 3. Ok, e questo lo posso fare sempre in realtà. Quindi in 64, questo qua è il A-Choice. Ok. A-Choice cosa sarà? Devo aspettare Y, abbiamo detto. Ok, e poi non ho fatto upgrade, non ho fatto niente. Quindi f di index più 3, credo avanti di 3, e non ho fatto altri upgrade. E quindi se i choice è minore, se il tempo che ci ho messo facendo la scelta dell'esplosivo è minore di quell'altra, beh, allora ci metto questa qua perché è migliore. Ok, e poi gli dico anche che mi ricordo che ho fatto questa scelta per poi ricostruire. Bene. Ora, ultima scelta, ovvero miglioriamo l'accetta e miglioriamo l'accetta e facciamo il danno e così ricalcoliamo la speed. Allora, intanto ricordiamoci che raddoppia, giusto? Sì, in caso raddoppia. Quindi, in caso dobbiamo ricalcolare il nostro speed. Ora, se il budget ce lo consente, cioè se il budget è maggiore uguale del costo di migliorare, che è K, okay, solo in questo caso, se non possiamo farlo, allora cosa facciamo? Beh, speed raddoppia. Ok, quindi abbiamo raddoppiato. E cosa sarà quindi? Sarà il K
chiamiamolo e-choice, se non mi ricordo male, si chiama e-choice, sì. Quindi e-choice sarà ancora la stessa cosa, ok, solo che la speed adesso è raddoppiata. Tra l'altro sì, questo qua tendenzialmente una certa farà 0 e questo farà 1. Più andiamo al prossimo e abbiamo fatto l'upgrade anche. Ok? Quindi se i choice è minore di una delle altre che avevamo fatto prima, ok? Perché questa cosa in realtà ci ha abbassato il budget, quindi magari ci servirà dopo e poi potrebbe essere cattiva nel lungo andare, ma non le stiamo provando tutte. Sempre ricordarsi che programmazione dinamica le proviamo tutte. Allora aggiorniamo e ci salviamo che abbiamo fatto questa scelta. Alla fine ritorniamo alla cosa migliore che abbiamo fatto. Perfetto. Ok, cosa facciamo adesso? Beh, adesso molto semplicemente noi chiamiamo questa funzione partendo da 00. Questa cosa ci riempirà la nostra matrice. Ora dobbiamo ricostruire la soluzione. Per ricostruire la soluzione cosa facciamo? Partiamo dal primo albero, guardiamo che scelta abbiamo fatto. Se abbiamo fatto A o I, andiamo al prossimo, altrimenti andiamo avanti di 3 e andiamo avanti così. Quindi, string sol sarà la nostra soluzione, quindi facciamo size t i uguale a 0. Mentre i è minore di n, cosa facciamo? Che sol punto pushback. Ah, allora, vediamo un po' intanto che lettera è. Allora, sicuramente dobbiamo pusharla effettivamente. Quindi sol pushback di. Ah, e dobbiamo sapere anche quanti upgrade abbiamo fatto, però. Quindi size di UPG. Sì, UPG, uguale a 0. Così IE index e UPG sono gli upgrade. Quindi soldi pushback di memo di I UPG. E con questo l'abbiamo fatto. Ora, in base a. Tra l'altro non è, pardon, non è memo, ma è choice. Ora, in base alla choice che abbiamo fatto, se choice era una A, ok, che è quella base, se choice era una A, allora l'unica cosa che dobbiamo fare è i più. Altrimenti, se la scelta che abbiamo fatto era una i, allora dobbiamo fare sia i più che UPG più. Altrimenti, se la scelta che abbiamo fatto era una e, allora dobbiamo fare i più uguale a 3. Altrimenti, controlliamo che non capita mai, facciamo un bell'assert giusto per controllare. Alla fine, cosa facciamo? Facciamo cout di case caso sol. Ok, e vediamo se per caso è corretta. Anche qua, allora, intanto non compila. Bene, vediamo perché non compila. Primo motivo per cui non compila è perché ho fatto un vector di vector di char e ci ho poi messo dentro un vector di int e c'ha ragionissima a lamentarsi. Ok, secondo motivo che non compila alla riga 44 mi sta dicendo guarda che i non esiste. E direi anche che ha ragione, perché non è i, è index, questo qua. Ok, compila. Vediamo se ci dà la risposta a i e. Bene, direi che possiamo provare vedere se riusciamo a risolverlo. Quindi scarichiamo e. Ok, come si chiamerà? Si chiamerà alberi. Ok, ci mette un tempo umano, non è. Ci mette pochi secondi comunque. Glielo facciamo computare con calma. Eccolo qua. Carichiamo la soluzione, come al solito, anche se ci mette qualche secondo non è importante, va benissimo. Poi tra l'altro io ho tutto quanto il debug attivo, quindi è expected che ci metta un pochino. Bene, abbiamo finito.
Gara risolta. E queste erano le soluzioni. Quindi, vediamo magari se riusciamo a riprendere un attimo tutte. Allora, qua era solo questione di accorgersi per il problema A. Era solo questione di accorgersi che, prima la seed, però, solo questione di accorgersi che, visto che dobbiamo usare numeri non negativi, il numero più piccolo che non potremmo fare è 2, se non mi ricordo male, perché 000 porta a 0, 001 porta a 1, anche noi non possiamo farlo, 011 porta a 2, quindi non possiamo farlo, invece già 3 lo possiamo fare con 012. E quindi da 3 in poi tutti gli altri li sappiamo fare. Quindi è solo questione di accorgersi di quella cosa, e poi possiamo mettere 0, 1 e nemmeno 1 e abbiamo risolto. Ascensore era solo da dividere i tre casi. Ordiniamo: se siamo sotto il minimo dobbiamo andare in alto, se siamo sopra il massimo dobbiamo andare in basso, altrimenti guardiamo quella, la cosa del migliore: o prima andiamo in alto e poi scendiamo in basso, o prima andiamo in basso e poi scendiamo in alto, e prendiamo il minimo. E facciamo il minimo dei minimi. E abbiamo finito. Carte, bastava ordinare il primo in ordine decrescente, il secondo in ordine crescente, fare differenze, prendere solo quelle positive e sommarle. Quella è la strategia ottima. Dublino era il primo problema un po' challenging. Quello che dovevamo fare era creare K più 1 copie del grafo, cioè K più 1 in totale, quindi creare copie, K copie del grafo. E cosa facevamo? Usavamo le copie del grafo come quello è il grafo in cui abbiamo già usato k-ticket, quindi il primo grafo è come se avessimo usato 0 ticket, il secondo è come se avessimo usato 1 ticket, il terzo come 2 ticket, eccetera, così. Così possiamo sempre fare la mossa di restiamo nello stesso grafo, quindi non usiamo il ticket, oppure scendiamo nel grafo sotto e quindi abbiamo usato il ticket. Dopodiché prendiamo tutti quanti i nodi ultimi in ogni copia del grafo, facciamo i conti mettendo i ticket in ordine crescente perché vogliamo usare prima quello meno costoso e prendiamo il risultato migliore. Quest'ultimo è una programmazione dinamica, caso base non abbiamo più alberi, ci mettiamo a tempo zero, altrimenti ci teniamo come stato quanti alberi ci mancano o a che albero siamo arrivati e quante volte abbiamo usato l'upgrade. Ci possiamo calcolare il budget che abbiamo velocemente perché è semplicemente la prefix sum fino a quel punto degli alberi abbattuti meno k volte quante volte abbiamo fatto l'upgrade. La velocità stessa cosa, ce la possiamo calcolare velocemente. E dopodiché proviamo le tre cose. Dobbiamo fare un pochino di sbattimento più per avere questo la soluzione, ma è una programmazione dinamica abbastanza standard. Bene, questa era la gara preregionale e direi che è tutto.